consultazioni. Ecco, il Movimento 5 Stelle ha deciso di organizzare una controconsultazione, mentre Beppe Grillo, dal suo blog, torna ad attaccare il capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica è diventato un monarca medievale che nomina chi pare a lui, scrive in un post. E proprio sul passaggio parlamentare della crisi, Sabrina Bellomo ha intervistato Roberta Lombardi dei 5 Stelle. Sentiamo. La parlamentarizzazione, come abbiamo richiesto e come i precedenti imporrebbero, non c'è stata. La crisi in realtà non è una crisi di governo, è una crisi di nervi in casa PD, quindi noi a questo punto abbiamo deciso di non partecipare alla farsa delle consultazioni, ma di venire dai nostri concittadini a spiegare quello che sta succedendo. La prassi vorrebbe che si venisse davanti al Parlamento, che ha dato la fiducia a quel determinato governo, a spiegare le ragioni per le quali ci si sta dimettendo, perché è venuta meno questa fiducia, nel caso ci fosse un motivo vero, ma siccome appunto non è una crisi di governo ma una crisi di nervi, evidentemente non volevano dare lo spettacolo di questa isteria in casa PD al popolo italiano.